Buon pomeriggio amici Ortica Social, puntualissimi, seconda puntata della seconda edizione di Sua Eccellenza il Calcio, come abbiamo fatto scritto sui lanci da ieri, non perdere questa trasmissione perché ne vale veramente la pena. Allora, intanto, graditissimo ritorno, nostro ospite, il direttore sportivo del Certosa Calcio, Paolo Michesi, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere essere qui con voi e... non vedo l'ora di sentire le domande, le calde domande. Direttore Michesi poi è un nostro affezionatissimo amico, ci segue sempre. E poi, ritornato fra noi dopo una settimana di assenza giustificatissima, adesso vi spiegheremo perché, posso dirlo, il nuovo tecnico dell'Avezzano Calcio in Serie D, Marco Scorsini. Bentornato Marco. Grazie Gianni, buon pomeriggio a tutti e un grazie particolare al direttore Michesi che ci ha onorato della sua presenza oggi. Allora, noi abbiamo deciso in questo inizio di trasmissione, dedichiamo qualche minuto, perché è giusto, so che lo stanno aspettando in tanti, a commentare la nuova avventura sulla panchina dell'Avezzano del mister Scorsini. Poi nel corso della stagione qualche volta apriremo una finestra su questo campionato, anche se poi su Eccellenza il Calcio quest'anno seguirà assiduamente girone A e girone B, ed è questa la grande novità di questa edizione. Allora, questa volta ci diamo del tu perché l'evento è importante, solitamente ci diamo del lei. Marco, tu avevi detto a fine campionato scorso, voglio alzare l'asticella, mi sento pronto per tentare l'avventura in Serie D, ne sono successe tante, alla fine da Avezzano è arrivata la chiamata giusta. Gianni, è stata un'estate, oltre che a livello di temperature, molto calda, è stata un'estate... molto intensa per me, fatta di tanti colloqui, di tanti contatti. Ho avuto il piacere di parlare con 3-4 realtà di Serie D che mi hanno iniziato a far capire l'ambiente nuovo. È chiaro che erano chiamate molto lontane, è chiaro che erano delle situazioni che mi mettevano un po' in difficoltà. E poi è arrivata la chiamata dell'Avezzano, una società che ho sempre stimato, un presidente che ho avuto in questi giorni modo di conoscerlo, un presidente molto passionale ma che il suo cuore è prettamente bianco-verde. E è chiaro che il girone F è un girone che si equipara a una Lega Pro, tanti grandi blasoni, penso che sia... diciamo un'avventura molto molto bella. È chiaro che mi aspetta un duro lavoro perché sono arrivato da pochi giorni, e ereditare un gruppo costruito da un altro allenatore che ha vinto il campionato di eccellenza e che si appresta a fare un campionato difficile come la Serie D, penso che dovrò fare un duro lavoro. Direttore Michesi, possiamo dirlo, era ora che per un allenatore di questo calibro, ritenuto in assoluto forse uno dei migliori del panorama del calcio dilettantistico laziale, arrivasse una chiamata vera? Assolutamente, ci siamo sentiti quest'estate un paio di volte anche telefonicamente e me l'aspettavo, se non era Serie D, mi aspettavo qualche società professionistica, lo immaginavo che il mister hanno già, gli ultimi anni ha sempre fatto bene, specialmente gli ultimi due, io l'ultimo l'ho incontrato, le sue squadre sono sempre squadre attrezzate, squadre forti, squadre che sanno che cosa fare, e quindi... È il giusto premio a una persona, a un allenatore che si impegna tantissimo, che è molto bravo, molto stimato, e ecco, adesso è dura, e quindi io mi auguro che possa far benissimo in questo campionato. Io me li prendo subito i famosi 30 secondi perché devo dire due cose e poi cominciamo a parlare di eccellenza, girone A, girone B. Allora, io in questi 4 mesi sui social ne ho lette tante, ne ho lette troppe, c'erano gufi che svolazzavano, c'erano avvoltoi, c'erano persone che si lasciavano andare a facile ironia, noi peraltro non l'avevamo mai fatto prima sul nostro web TV, ma abbiamo iniziato a bloccare le persone che scrivono commenti che vanno sulle offese personali. Odiamo la censura, però quando qualcuno comincia ad andare sul pesante cominciamo a bloccarli tutti, poi ci penserà la polizia postale nei casi più gravi a far partire le denunce. Che ne ho lette tante, si ironizzava su Marco Scorsini, si ironizzava sul futuro, non ci sono panchine e questo e quello. Ecco, poi questo perché? Perché poi la gente che scrive le cose non le sa.
Noi per rispetto e per correttezza, io non vi snocciolo adesso l'elenco delle squadre che hanno bussato alla porta di questo tecnico da giugno fino a pochi giorni fa, ma potrei partire dal nord Italia, sprofondo sud, squadre di Serie D, una squadra del calcio professionistico svizzero, questo non lo sapeva nessuno, ma stava per andare in porto una trattativa, addirittura una chiamata dall'estero. Tante squadre di eccellenza protagoniste o che pensano di essere protagoniste, insomma, ne abbiamo viste veramente tante di mani che hanno bussato. Il mister ha fatto la scelta che ha ritenuto più opportuna, quindi la cosa importante, e l'ho notata perché non leggo più commenti stolti sui social, finalmente qualcuno ha chiuso la bocca, parla il campo, in questo caso ha parlato la panchina. Io vorrei chiudere con questo, mister, è un'avventura difficile, però un grande in bocca al lupo, noi ci saremo sempre. Grazie Gianni, io chiaramente ripeto, mi aspetto un duro lavoro perché sono da pochi giorni alla guida e alla conoscenza di questo gruppo che mi ha accolto nella maniera più giusta possibile, si è messo subito a disposizione, però è chiaro che la Serie D è un altro tipo di campionato, ha un altro tipo di qualità dell'eccellenza, ha giocatori che scendono dalla Lega Pro e soprattutto in questo girone ci sono delle armate che investono milioni e milioni di euro, quindi l'obbligo e soprattutto l'obiettivo mio e quello del presidente Paris è quello di dare un equilibrio, di dare di apportare dei cambiamenti, anche perché quando c'è un cambio tecnico è chiaro che cambiano anche degli aspetti di sistema di gioco e di mentalità, ed è normale che questo lo potrò fare cammin facendo. Mi ci vorrà un po' di tempo perché non ho la bacchetta magica e non ho la presunzione di dire che posso sistemare tutto velocissimamente, ma l'unico mio obiettivo è lavoro, lavoro, lavoro e basta. A chi aveva stappato lo spumante una settimana fa dicendo il mister Scorsini non va più in onda con Ortica Social, questa è la risposta che diamo oggi in diretta, compatibilmente con i suoi impegni. Chiaramente quando ci saranno i turni infrasettimanali sarà difficile, però quando potrà il mister il lunedì sarà in diretta con noi. Eravamo stati anche un po' diligenti a trasformare l'orario dalla mattina alle 16:30 del pomeriggio del lunedì, perché sappiamo che prima o poi sarebbe arrivata la chiamata, che sembra tanto una cosa dall'alto dei cieli, in realtà è arrivata soltanto dalle montagne splendide dell'Abruzzo. Allora, chiusa questa doverosa pagina e speriamo di non tornarci più, poi ogni tanto apriremo durante l'anno finestre sull'Avezzano sperando di raccontarvi le imprese del mister. Allora, campionato d'eccellenza, girone A, girone B, mister, io lo definirei la giornata delle matricole, è successo praticamente di tutto. Sì, il campionato di eccellenza, soprattutto la prima giornata, ma le prime giornate ci sono sempre risultati particolari e mai ogni gara è già scritto il risultato. Ci sono stati dei risultati importantissimi, faccio i complimenti innanzitutto a Lupo Ferretti, al mister Ferretti, che con il suo Cerveteri ha sbancato Anzio, un campo sempre molto molto difficile. Faccio i complimenti alla società dell'Auntico Aurelio perché ha esordito subito col botto andando a vincere subito a Sezze, e chiaramente fa un po' rumore, ma sapevo che il Nettuno è una squadra molto ben attrezzata, la vittoria del Nettuno sul campo della Strea per 4-0. Oh, col direttore Michesi abbiamo la fortuna di poter spaziare da girone A a girone B, perché lo scorso anno il Certosa fu splendido protagonista del girone A. Avete dato fastidio a tutti lo scorso anno alle big, ne sa qualcosa l'ex Cimini del ministro Scorsini. Adesso siete nel girone B e poi ne parleremo più avanti, siete partiti vincendo. Allora, direttore, si era detto forse troppe squadre di basso profilo, partiamo dal girone A, in eccellenza, forse c'è un campionato che sarà diviso in due tronconi. In realtà la prima giornata le matricole hanno vinto praticamente quasi tutte, il Fiano Romano ha preso il gol a 30 secondi dalla fine alla Dispoli, altrimenti sarebbe stata la quarta squadra ad aver vinto alla prima giornata, e insomma chi diceva che sarà una passeggiata forse non conosce il calcio. No, assolutamente, penso che l'unica che si è confermata è stata l'Unico Mezzo, dove tra l'altro aveva una partita difficilissima contro il Cimini,
E come ha detto il mister, Antica Aurelia, andare a vincere a Sezze non è per niente facile, è un campo difficilissimo, e a me quello che mi ha più sorpreso è stato il centro sportivo Primavera, che è andato a vincere contro la V3 Maccarese, una squadra che, dove io costruita benissimo, che da tutti accreditata come una delle possibili vincenti. Però conosco molto bene anche il direttore Montella e so che il centro sportivo Primavera ha costruito una squadra, già l'anno scorso era una buona squadra, quest'anno l'ha puntellata, sono entrambi figli del mister, del direttore, una squadra molto attrezzata che può dar fastidio a tutti quanti, quindi sarà sicuramente un girone tosto. Poi come ha detto il mister, le prime giornate sono sempre complicate per tutti, perché tutti hanno quel qualcosa in più, poi specialmente squadre che giocano con più giovani, i giovani partono subito, entrano subito in forma prima degli altri, quindi tutte le partite sono da prendere con le molle. Mister Corsini, c'è una squadra, noi l'abbiamo detto anche la scorsa settimana in occasione della prima puntata, lo ribadiamo, c'è una squadra che in una griglia di partenza ideale è davanti a tutti, che è l'Uni Pomezia. Ieri ha incontrato una buonissima Cimini, l'Uni Pomezia alla fine ha vinto, è il primo segnale al campionato? Beh, io penso che l'Uni Pomezia con questo tipo di staff e con questo tipo di organizzazione societaria e con questa rosa poteva fare benissimo la Serie D. Importante e bravissimo è stato mister Scudieri, che ha fatto approcciare subito nella maniera ottimale la sua squadra. È chiaro che giocava contro un osso duro, perché la Polisportiva ha costruito una buona squadra, è stata, da quello che mi hanno detto, una partita equilibrata, e chiaramente ha vinto la squadra col maggior tasso tecnico e forse anche con le migliori risorse in panchina. Io dico che questo è un girone dove ci sono, a mio avviso, tre squadre che sono davanti a tutti come costruzione, come obiettivi, come organizzazione, che sono Uni Pomezia, Civitavecchia e V3 Maccarese. E poi, come sempre, questo è un girone molto equilibrato dove sicuramente uscirà la classica squadra rivelazione, però ripeto, queste tre squadre che ho indicato sono secondo me le squadre più attrezzate per arrivare in Serie D. Direttore, c'è una squadra della quale si continua a parlare poco, che è il Campus Eur, che in realtà ha allestito uno squadrone, ha effettuato degli acquisti mirati e oculati. Ieri ha vinto nel finale con grande volontà contro una indomita Pomezia che ha fatto onore al suo nome, è stato veramente indomita fino all'ultimo minuto. Può essere il Campus Eur la sorpresa che dice il mister? Assolutamente, assolutamente. Conosco bene Claudio Caterini, il direttore, e ha allestito veramente un'ottima squadra. E con l'Indomita Pomezia abbiamo fatto noi un amichevole 2 settimane fa, è stata una squadra che mi ha sorpreso. È molto tosta, è una squadra equilibrata in campo e mi è piaciuta. Quindi non era facile. Sicuramente sarà un'altra che non sarà una di quelle squadre e facili da affrontare, e il Campus Euro con questa vittoria sicuramente ha iniziato a far paura, perché la squadra è attrezzata, la squadra è costruita bene partendo da dietro, dove c'ha un'ottima difesa, 2 centrali bravissimi, fino ad arrivare a giocatori che l'anno scorso hanno fatto bene anche in Serie D, ne cito uno su tutti, Delgado. E poi c'è la squadra di un nostro amico che sicuramente ci sta guardando, che è il Civitavecchia di Manuel Vittorini. Alla mista, ieri Manuel si è presentato a Civitavecchia, 2 gol, il Civitavecchia ha battuto 4-2 il quarto municipio, e insomma, se fisicamente starà bene, glielo auguriamo, tra Coppa e campionato Manuel sui 30 gol ci può arrivare. L'ho sentito questa mattina perché voleva sapere com'era andata la gara di ieri a San Benedetto. Gli ho fatti i complimenti, ma Manuel anche questa stagione deve fare gli scongiuri, ma anche questa stagione supererà i 30 gol. Per me è un extraterrestre che sta in questa categoria. Quest'anno ha la fortuna, come lo scorso anno, di giocare in una grande squadra, in un grande club. Ha un bravissimo allenatore. Sono convinto che la classe di Vittorini porterà il Civitavecchia in alto.
Io oggi gli ho fatto una battuta, dato che ci sentiamo sempre, mi ha detto: ma davanti come sei messo, Avezzano? È inutile che te lo dico, tanto tu in Serie D non ci vuoi venire, quindi sarebbe un grandissimo acquisto per tutti, Mario Vittorini. Poi dopo col direttore apriremo un piccolo siparietto sul calciomercato, perché ho qualche domanda e qualche curiosità da rivolgere a un esperto. Veniamo alle note dolenti, perché poi c'è chi ha vinto, c'è chi si è confermato e c'è chi ha perso o comunque non ha giocato bene. Allora, direttore, premesso, come diceva lei, il Centro Sportivo Primavera è sicuramente un'ottima squadra. Domenica verrà a Cerveteri e conosceremo finalmente questa compagine. V3 Maccarese, partita forse come terza forza del campionato. Io ho avuto modo questa mattina di parlare col vicepresidente Andrea Persi, ho chiesto cosa fosse successo e la sua risposta è stata molto, molto diretta: siamo rimasti con la testa sul campo del Livorno. È così difficile dimenticarsi cosa è successo pochi mesi fa, perché ricordiamo che a Livorno la V3 sfiorò l'impresa di arrivare alla finale nazionale. Beh, è normale che sicuramente è stata una partita che ha bruciato, che sicuramente è una partita che si può continuare a far sentire, anche perché tantissimi giocatori sono rimasti di quella squadra. Però sono convinto che il mister è bravissimo, sono convinto che la rosa è competitiva e sono convinto che sicuramente forse anche la prima partita l'hanno un po' presa sotto gamba, ma sono convinto, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma come ho detto prima, le prime partite è sempre da prendere un po' con le pinze, perché può succedere di tutto, sono tutte triple. Sicuramente con il passare delle giornate sono straconvinto che la V3 Maccarese sarà una di quelle squadre che si giocherà il primo posto in questo girone. Dicevamo, noi ieri abbiamo visto la partita tra la Dispoli e il Fiano Romano, anche perché eravamo molto curiosi di conoscere questo Fiano Romano del quale si parlava poco. In realtà è un'ottima matricola che può puntare alla salvezza. Allora, mister, lei ci abita, io ci abito alla Dispoli, quindi è una squadra che guardiamo sempre con un occhio particolare. E insomma, precampionato un po' altalenante, noi abbiamo visto insieme la amichevole con la Luis e ci eravamo fatti delle idee. Ieri, primo tempo obiettivamente grigio, mediocre, sull'1-0 il Fiano che aveva segnato subito ha preso un palo. Fosse entrato quel tiro probabilmente sarebbe stato un disastro. Nel secondo tempo la Dispoli ci ha messo un po' più di cuore, un po' più. I giocatori la Dispoli ce l'ha tecnicamente. Poi nella baraonda finale di difensori che vanno a fare i centravanti, di giocatori come Vittorini, l'altro Vittorini, il fratello, che forse potevano entrare anche prima, alla fine poi capita anche Adese con un tiro da fuori area al 95esimo e riuscire a pareggiare. Però insomma, lei l'ha vista con la Luis, ha letto i commenti oggi della partita con il Fiano Romano, finora che idea si è fatto? Allora, sulla partita di ieri posso solo partire dalle parole che ho ascoltato del mister. È chiaro, l'ho sentito deluso, l'ho visto arrabbiato. Chiaramente, probabilmente sperava e aveva preparato un altro tipo di partita, però la partita non l'ho vista e quindi non mi permetto di giudicare. Dico soltanto una cosa, che secondo me, conoscendo questo girone, conoscendo questo campionato e conoscendo le squadre che fanno parte del girone A, dico che il La Dispoli quest'anno diciamo ha optato per una linea molto molto giovane, molto verde, con un allenatore bravo ma che non ha ancora mai fatto un campionato di eccellenza dall'inizio. Lo scorso anno è stato molto bravo a subentrare alla fine e, come dissi già tempo fa, per giudicare un allenatore bisogna partire dall'inizio nella costruzione della squadra, nella costruzione di un percorso e poi poter giudicare il lavoro di un allenatore. È chiaro che ad oggi dico che la Dispoli è un pochettino in difficoltà rispetto a tante altre realtà, però questo non cambia la situazione, potrebbero sicuramente fare molto bene. Hanno esordito con un pari, quindi non parliamo qui di risultato negativo, perché pareggiare la prima partita in casa con un Fiano Romano ci può stare,
È chiaro che adesso bisogna vedere cammin facendo come si comporterà la squadra. Ripeto, per quanto mi riguarda, io la vedo un po' troppo acerba. Ieri poi la partita, soprattutto il secondo tempo, ha confermato quello che un po' stiamo dicendo da diverse settimane. Alla Dispoli serve una punta, è evidente che non può appoggiare tutto sulle spalle di Pietro Battista, che poi quando è uscito, ripeto, ho visto difensori che sono andati a fare i centravanti. Con la confusione sinceramente non si va lontano, anche perché questo è un campionato che poi non ti aspetta. Ecco direttore, proprio a proposito di punte, io ho rivolto durante la conferenza stampa della Dispoli venerdì scorso questa domanda al direttore sportivo Gioacchino La Pietra, che salutiamo, e chiedevo perché, e parlavo specificatamente proprio della Dispoli, però il discorso si può anche espandere, perché è così difficile una piazza come la Dispoli, importante, economicamente solida, riuscire a trovare una punta? Siamo arrivati al 5 settembre e la Dispoli, al di là del tentativo un po' surreale di portare Massella, altri giocatori non li ha presi. Perché è così difficile, secondo lei, che conosce il calciomercato? Perché la punta è un po' dopo l'allenatore è il primo giocatore che di solito si prende, no? E quindi se poi arrivi dopo è sempre difficile andare a prendere l'attaccante, perché chiunque, chi è che non vuole Vittorini, chi è che non vuole Rossi, chi è che non vuole Danieli, chi è che non vuole giocatori che io chiamo degli assegni circolari, sai, che sono giocatori da 30 gol a 25 gol a campionato, no? Lo sai, e quindi già parti con 30 gol, chiunque, qualunque direttore, qualunque presidente, qualunque allenatore vuole giocatori del genere. Quindi è normale che una volta che questi sono piazzati, poi gli altri devi andare a cercare, devi andare a inventare, devi andare a capire, lì deve essere bravo il direttore, deve essere bravo il mister, andare a vedere altre partite, capire in base al gioco del mister chi può, poi anche se non nomi blasonati, però può far bene. Ultima considerazione poi sulla prima giornata del girone A, mister, zitta la Boreale fa i suoi primi tre punti, il Nettuno è andato ad asfaltare la Strea 4-0 in trasferta, abbiamo detto del Cervedri. Per molte di queste neopromosse possiamo dire che l'impatto, il passaggio ad oggi da promozione ad eccellenza non c'è stato. Il Nettuno ad esempio ha iniziato dove aveva finito, vincendo. Ma il Nettuno ha costruito una squadra importante, ha inserito 6-7 pezzi di categoria di grossa qualità, quindi bisogna poi sapere il mercato e conoscere poi il livello delle squadre. Ero convinto che, e sono convinto che questa squadra possa fare bene in questo girone. Certo, vincere 4-0 in campo in casa della Strea non è mai semplice. E allora, torneremo alla fine sul girone A con i pronostici del prossimo turno, continueremo a collezionare le nostre brutte figure. Adesso andiamo al girone B, che poi interessa da vicino il direttore sportivo proprio della Certosa. E allora io partirei proprio da voi, trasferta per niente facile sul campo dell'Atletico Torrenova, ho visto anche la sintesi della partita, volevate vincere, siete andati avanti, a un certo punto poi nel finale giustamente i padroni di casa, che su quel campo non regalano nulla, ci hanno provato. Però direttore, questo conferma che voi tra le prime 4-5 ci siete? Speriamo, l'anno scorso ci siamo sempre stati, l'anno scorso siamo stazionati tra il quarto e il sesto posto tutto l'anno, non siamo mai scesi sotto il sesto posto, quindi fortunatamente non siamo mai stati l'anno scorso, non so se ti ricordi il discorso che dall'ottavo andavi a fare già il play out, fortunatamente non ci siamo mai stati, ci sentivamo sempre un po' l'acqua alla gola, però fortunatamente non ci siamo mai stati, e quest'anno abbiamo alzato un pochino l'asticella. Abbiamo quelle piccole cose che ci mancavano, abbiamo provato a metterle e vediamo che cosa succederà. Sicuramente pensiamo di aver allestito una buona rosa, ora vediamo, poi ce lo dirà il campo. Domenica è stato un bel test, il Torrenova una buona squadra allenata da un ottimo allenatore e ha giocato molto bene. Noi sì, forse è stata una partita preparata molto bene da mister Russo e da tutto il suo staff, e diciamo che per 60-70 minuti abbiamo avuto il predominio del gioco, poi abbiamo subito il gol e dopo gli ultimi minuti abbiamo anche rischiato, perché poi quando perdi 2-1 in una piazza come Torrenova c'era tantissima gente a vedere la partita e non ti regala
ricordate, il Torrenova in casa farà tremare tante squadre, e gli ultimi minuti ho avuto paura di pareggiarla, anche se loro erano rimasti in 10. E poi abbiamo avuto due o tre contropiedi, ma non l'abbiamo concretizzati, e quindi poi se non segni rischi fino alla fine. Però fortunatamente i primi 3 punti ce li portiamo a casa. E quindi quando abbiamo invitato prima della partita il direttore sportivo del Certosa abbiamo portato fortuna, insomma, questo e non è poco. Allora, mister, se nel girone A c'è stata, diciamo così, una tempesta, nel girone B c'è stato uno tsunami. Io faccio qualche nome, insomma: Sora, favorito per la vittoria finale, ha perso sul campo della Nuova Itri, l'Insieme Formia andrà a perdere a Tor Sapienza, il Terracina ha perduto in casa con la Luis, la Lagna è caduto sul campo dell'Audace, big match Ferentino con le Ferro, come era prevedibile, è finito 2-2. E insomma, anche qui le piccole, tra virgolette, sono partite forte. Ma io direi proprio la caduta degli dèi, perché le metto in ordine di forza, di impostazione societaria e anche di investimenti. Sora, Anagni, Gaeta, Terracina, Insieme Formia, queste sono tutte squadre che puntano a vincere il campionato, eppure sono tutte usciti con una sconfitta. Il girone B è un altro girone quest'anno duro, non lo dico qui perché c'è il direttore, ma secondo me quest'anno gli investimenti e i patron più, diciamo, passionali e che hanno investito di più li troviamo nel girone B. Ho paura che quest'anno il girone B sia molto più forte del girone A, parlo come investimenti, nessuno si offenda, e ci sono grandissimi blasoni che hanno fatto palcoscenici importanti dalla Lega Pro alla Serie D, e quindi questo è molto molto difficile di girone. Secondo te, mister, Sora, al di là di ieri, Sora davanti a tutti? Io Sora l'ho visto fare l'amichevole a Ferragosto con l'Avezzano, ha vinto 3-0. Sora è una squadra fortissima. Ora, ripeto, quello che diceva il direttore lo dico io. Le prime giornate, se noi allenatori non riusciamo a far approcciare bene la squadra in campo, non è semplice portare via i punti, perché chi ti affronta come una Ferrari, quindi prepara la partita come una finalissima e ci lasci le penne. Ecco, direttore, anche in questo girone poi ci sono squadre che forse a livello di immagine vengono ovviamente mangiate dai grandi nomi che abbiamo detto prima. Abbiamo dimenticato che anche il Gaeta ha perso in casa col Monte San Biagio, insomma, che è altra squadra che ha una storia. Però poi c'è Fonte Meravigliosa, che l'anno scorso ha fatto qualcosa di importante, che nessuno ne parla, andare a vincere a casa dalla Perconti. Il Villalba ha fatto 5 gol al Vicovaro. L'Audace, diciamo, ha battuto la Nagni. Insomma, anche qui è un bel campo minato questo girone. Assolutamente, hai nominato 3 squadre, comunque Audace, Villalba, ma la stessa Luis che è andata a vincere a Terracina. Luis ha uno squadrone davanti, ha preso Mendicino, c'ha De Vincenzi, c'è un attacco bomba, sono tutte squadre, come diceva il mister, molto molto forti. Ci sono l'anno scorso, io su questo siamo un po' sfortunati, l'anno scorso stavamo al girone A e era il girone dove c'erano i budget più elevati, quest'anno ci hanno spostato al girone B e i budget si sono spostati tutti a quest'altra parte, però noi cercheremo di dire la nostra. Comunque sono tutte veramente squadre attrezzate, veramente. Direttore, mi ha fatto un assist, perché io ho una domanda che ho fatto la scorsa settimana il direttore sportivo Cilevecchia da Ponte, chiaramente la rivolgo pure a mister Scorsini, che la settimana scorsa era impegnato giustamente altrove. Sto parlando della composizione dei gironi, mister, perché poi ogni tanto, noi non vogliamo essere cattivi, però ogni tanto dal comitato regionale qualcuno tira fuori dei conigli dal cilindro che sono un po' strabici, diciamo così. Allora, quando sono usciti i gironi, qualcuno pensava che ci fosse stato uno sbaglio da parte di chi aveva riportato i nomi delle squadre, perché nel girone A, che è Lazio del Nord, Roma Nord solitamente, è uscita fuori la Vissa Sezze. Io dico sempre, col massimo rispetto e simpatia per gli amici di Sezze, che poi sono quelli che sono più usciti con le ossa rotte da tutto questo discorso, e qualcuno si è fatto dei conti, su tutti il presidente della Polisportiva Cimini, avvocato Fischer, che ha detto: noi a fine campionato, compresa la trasferta di Sezze e altre trasferte, ci faremo 4.000 chilometri. Allora gli chiedo, per la sua esperienza, ma non era più logico il Certosa nel girone A, dove era già stato l'anno scorso, e il Vissa Sezze, che è alla fine della pontina, nel girone B?
Ma io non, Gianni, non mi mettere in difficoltà, non voglio entrare in merito a discussioni sulla composizione dei gironi. Dico che chiaramente sono rimasto molto sorpreso, perché Cimini e Civitavecchia dovranno affrontare delle trasferte lunghissime, ma dall'altra parte Villalba e Vicovaro dovranno arrivare fino a Formia. Cioè, ragazzi, si fanno 150, 160, 170 chilometri. Noi ieri da Avezzano abbiamo fatto 170 chilometri per andare a San Benedetto, ma facciamo la Serie D. Quindi il campionato regionale del Lazio, è vero che il Lazio a livello chilometrico da Cassino a Montefiascone porta un 280-300 chilometri, quindi è molto vasto, però secondo me con un po' più di raziocinio si potevano magari fare due gironi e far percorrere meno chilometri alle squadre. Però ripeto, non entro in merito a chi decide, perché è lui preposto per fare queste, per prendere queste decisioni. Parlo soltanto che è chiaro che giocare alle 11 di mattina, chi fa una trasferta, esempio, giocare alle 11 a Sezze, o parti alle 6 della mattina, arrivi a Sezze, prendi tre goti, fai la doccia e torni a casa che sei stravolto, oppure sei costretto ad andare in ritiro e quindi fa spendere alle società tanti soldi. E noi rinnoviamo l'invito fatto alla prima puntata, ovviamente nella prima giornata il comitato regionale si è ben guardato da seguire il suggerimento, fate giocare il Sezze sempre alle 15, sia per questa squadra che non può partire alle 5 della mattina per andare, che ne so, a Vignanello, sia anche per tutti quanti gli altri. Io non oso immaginare l'Aurelia Antica ieri mattina a che ora è partita per essere a Sezze, che poi non è che una arriva alle 11 e gioca, una arriva alle 9 e mezza, alle 10 meno un quarto, si riscalda, si prepara, ci può essere qualche traffico sul raccordo anulare, traffico insomma sulla pontina, che non è proprio una strada simpatica. Ecco, l'invito è quello, almeno avete deciso che il Sezze deve stare in questo girone, fateli giocare sempre alle ore 15. Allora, direttore, tornando al Certosa, è vero che è la prima giornata, però è anche vero insomma che questo girone B è talmente difficile che sembra un campionato che non ti aspetta. Qui qualcuno inciampa nelle prime tre partite, poi rimontare a tante squadre può essere complicato, quindi voi avete la grande occasione adesso di provare a partire forte. Quello che speriamo, quello che vogliamo fare, sappiamo che, come ti dicevo prima, che è difficile ogni partita, quindi sarà difficile che qualcuno riesca a fare un po' il cammino dell'anno scorso nel girone B, mi sembra che c'era il Tivoli, no? che vinse le prime. Sì, qui sicuramente quest'anno non si rivederà, perché ecco, vedete Itri, il Sora che va a perdere Itri, quindi sicuramente andare a Itri sarà complicatissimo. Ma ora è Itri, ma dico Monte San Biagio, dico Audace, Città di Anagni, sono tutte squadre fortissime, quindi a fare unplaying sarà impossibile. Noi cercheremo, ecco, di iniziare a partire bene, rispetto a diversificare rispetto all'anno scorso, che invece eravamo stati ripescati, avevamo saputo prima di Ferragosto da che dovevamo fare la promozione d'eccellenza, e quindi non eravamo pronti e siamo partiti un pochino con l'handicap. Quest'anno siamo partiti sapendo che dovevamo fare l'eccellenza, avendo già un gruppo squadra importante e andando a mettere a puntellarlo nei punti dove serviva. La scorsa settimana poi la regia mi leggeva i commenti, mister Scorsini, durante la diretta, e ne abbiamo scoperto un grandissimo piacere che abbiamo dei gruppi di ascolto a Formia, anche a Colleferro, e lo salutiamo peraltro il nostro ascoltatore di Formia. Allora, parliamo un attimo di tre squadre, mister. L'insieme Formia, che ieri è caduta sul campo del Tor Sapienza, e poi due protagoniste, Ferentino e Colleferro. Partiamo dal Formia, un po' in attesa la sconfitta a Tor Sapienza? Ma in attesa, innanzitutto Tor Sapienza è sempre una nobile del nostro calcio regionale, quindi non è mai facile fare il risultato a Tor Sapienza. È chiaro che il Città di Formia, insieme a Formia, quando retrocedi da un campionato non è mai facile riorganizzarsi e partire subito bene. Avrà tutto il tempo possibile, ha una tifoseria calda e importante, andare a vincere a Formia non sarà mai facile. Allora, io mi ero distratto perché c'è una domanda proprio che veniva dai nostri ascoltatori, la rivolgo al direttore. Là, quasi tutti i campi sintetici,
qualche campo in erba che ha creato subito dei problemi. Secondo lei può pesare alla fine questo direttore o no? Beh, diciamo che tutti gli anni è così, non è, raramente abbiamo sempre trovato solo sintetici, però non come ti posso dire, ci prepariamo anche noi, mi sembra che ce ne sono un paio di campi d'erba su tutto il campionato. Comunque siamo pronti, quella settimana ci alleneremo sull'erba per essere pronti poi la domenica ad affrontare un campo diverso. Telespettatori ci chiedono anche, questo è un tasto che poi l'anno scorso il mister Scorsini in questa trasmissione aveva toccato molte volte, la larghezza dei campi, perché poi non è che non siamo a San Siro, all'Olimpico, che i campi sono tutti uguali, si va a giocare su campi stretti, Tamagnini di Civitavecchia, campo che io adoro perché secondo me lì si vincono le partite in qualsiasi modo, e campi larghissimi, ad esempio anche quello della Dispoli, non è che sia proprio piccolo, incide anche in questo caso? Lì deve essere l'allenatore che prepara la partita in una maniera diversa in base al campo. Io non metterei la scusante del campo, capito? Cioè, ci sono allenatori in eccellenza, stiamo parlando di allenatori preparati, e quindi tu devi sapere se il campo è piccolo come puoi giocare, se il campo è grande come puoi giocare. Non lo metto così al caso, non sono cose al caso, ormai i campi si conoscono, tutti sanno qual è il campo, chi è che ha il campo grande, chi è che ha il campo un pochino più piccolo, di conseguenza ti prepari durante la settimana per quel tipo di squadra. Bisogna sempre sapere dove si va a giocare. Eravamo rimasti Ferentino e Colleferro, mister. Beh, diciamo che queste sono sempre due nobili di questo girone. Il Ferentino l'anno scorso è arrivato terzo e quindi ha cambiato molto, ha cambiato direttore, è rimasto l'allenatore dello scorso anno che aveva fatto molto bene. E sicuramente il Ferentino è sempre una squadra difficile da affrontare e sempre di qualità. Colleferro finalmente è rientrato in panchina un mio grande amico. Io penso che Baiocco, erano troppi anni che stava fuori ai box, anche se si era dedicato a un altro tipo di settore, che era quello dell'uno contro uno, che è molto molto importante soprattutto nelle scuole calcio. È chiaro che il mister a Colleferro ha collezionato anni bellissimi, ha vinto Coppa Italia di promozione e di eccellenza, se non sbaglio, e quindi penso che l'allenatore giusto per una società ambiziosissima che vuole puntare al vertice. Quante società abbiamo detto? E non voglio dimenticare l'Audace. L'Audace ha uno dei migliori allenatori della categoria, Gerli, un conoscitore di quel girone. L'Audace già ieri ha fatto il primo scalpo a una big come la Nagni. Ne ho già menzionate 6-7, ne vince una. Ecco perché dico che il girone B d'eccellenza è durissimo, e mi dispiace che il mio caro amico direttore è stato veramente inserito un'altra volta nel girone più complicato. Però il Certosa c'ha una sua importante, che il mister può lavorare nella maniera più serena possibile, mentre da altre piazze perdi due partite e vai a casa. Salutiamo il mister Marco Russo, la regia mi dice sta controllando assiduamente cosa dice il direttore. Allora, e adesso partiamo col rito delle brutte figure, rimaniamo al girone B, poi andremo a fare figuracce nel girone A con i pronostici. Lei pensava, mister, di essersi salvato la settimana scorsa. E allora, intanto, qui non chiedo il pronostico, chiedo la presentazione, perché forse è meno facile di quello che dice attualmente la classifica. Certosa ospita la Vigor per Conti. Sì, Vigor per Conti è una di quelle squadre che utilizza tantissimi giovani, quindi è una di quelle squadre che all'inizio non ti piace mai affrontare, perché proprio perché, come dicevo prima, vanno in condizione prima, fanno già 300 all'ora, invece ancora noi abbiamo giocatori che ancora stanno al 50, 60, 70%, quindi se potevo scegliere sicuramente non l'avrei scelti alla seconda giornata. Speriamo di far bene come nomi, come roster, come partiamo da favoriti, però poi ripetiamo, le prime giornate sono dure chiunque incontri, specialmente squadre con tanti giovani. Diciamo che lasciamo stare il primo posto, che poi è sempre frutto di tante situazioni, però Certosa secondo posto, potete provare a giocarvelo in ogni caso. Cioè, poi io ho visto anche qualche vostra sintesi amichevole, ho sentito dichiarazioni del tecnico. Voi alla fine siete sullo stesso livello di tutti. Sì, no,
noi siamo convinti di potercela giocare con tutti. È normale che abbiamo dei budget, un budget inferiore rispetto a Sora, rispetto a Colleferro, rispetto a Nagni, però diciamo che abbiamo una nostra identità. Il mister è riuscito a trasmettere una nostra identità già l'anno scorso, e questo l'abbiamo visto, diciamo che l'abbiamo un po' copiato dalla V3, no? Che sono anni che gioca con gli stessi giocatori, e noi stiamo cercando di fare quello che ha fatto già Persi, cioè dare un'identità alla squadra, man mano ogni anno andare ad aggiungere una, due, tre, quattro pedine che possono aiutarci a colmare quel gap, e vediamo che cosa succede. E allora, rito dei pronostici. A chi non era presente la scorsa settimana tocca quella più difficile, e peraltro, mister, è una partita questa che già chi dovesse perdere inizierebbe ad avere qualche problema. Parlo di Sora Terracina. Mamma mia, due amici grandi, l'allenatore del Sora e il presidente del Terracina. Non voglio creare problemi a nessuno, ma secondo me il Sora ha dalla sua il fatto che è partito tanto tempo prima in ritiro, ha costruito una squadra solidissima, e mentre il Terracina è partito in corsa, il presidente ha fatto un miracolo perché li ha salvati da un fallimento, e se non fosse stato per lui oggi il calcio al Terracina penso non ci sarebbe stato. Quindi onore al presidente del Terracina, non si arrabbi, ma uno fisso. Sora che poi ha un pubblico anche ieri tantissimi in trasferta, veramente meriterebbe la Serie C probabilmente il pubblico di Sora per quanto è caldo. Altra partita di quelle semplici da pronosticare, la Luis affronta il Fiorentino. Una partita complicata, due squadre forti, due attacchi fortissimi, perché come dicevo prima l'attacco della Luis, ma il Fiorentino con De Julis che è sceso dalla Serie D e del Signore è un altro attacco fortissimo, e domenica è riuscito a fermare una big il Fiorentino, quindi non lo so, sarà sicuramente un risultato da tripla. E non lo so, sicuramente tanti gol, prevedo tanti gol questa partita. Se dovessi giocare farei gol. C'è una regola in questa trasmissione, che le triple non si accettano, quindi non lo so, forse in questo momento dico Lewis perché viene già da un risultato utile importante, una vittoria a Terracina, e gioca in casa. Mister, altra partita interessante è sicuramente proprio quella del Formia, che in casa affronta l'Idri, che ha preso il primo scalpo, come ha detto lei. Altra partita questa da prendere per le molle, perché poi il Formia è una squadra che punta a salire. Il Formia sì, è una squadra che cercherà subito di risalire dopo una retrocessione, però ripeto, non è mai facile ripartire bene dopo un campionato di Serie D, quindi capisco le difficoltà iniziali. L'Itri è fortissimo in casa, affrontarlo in casa loro sarà dura per tutti, portare via punti dal loro campo. Ha un allenatore che fa correre molto la squadra, che ti pressa molto, che è aggressivo, una squadra molto giovane, però penso che la classe dei giocatori del Formia potrebbe fare la differenza, dico uno. Io mi prendo, perché vogliamo ribadire che portiamo fortuna, mi prendo Certosa e Vigor per Conti. Mi auguro di poter commentare lunedì prossimo, il mister Russo faccia tutti gli scongiuri che vuole, il Certosa capolista perché ha battuto anche la Vigor per Conti, e poi vedremo quante figuracce abbiamo collezionato anche oggi. La scorsa settimana un po' di meno di figuracce, intanto vedo che... Poi chiuderemo facendo una domanda sull'Avezzano al mister, so che vi state scatenando sull'Avezzano, io sapevo che sarebbe stato l'argomento dell'anno, ma tanto lo avremo per 30, calcolato quest'anno 38-40 puntate, quindi avremo 40 puntate per potergli fare tutte le domande possibili e immaginabili. Pronostici del girone A, e qui c'è veramente da divertirsi, perché domenica ci sono partite che già iniziano a essere pesanti. Allora mister, ce n'è una che forse a mio parere arriva troppo presto, perché è bellissima, perché è combattuta, perché poi la rivalità in quella città fra le quattro squadre è altissima. Sto parlando di Indomita Pomezia, Unipomezia. Bellissimo derby, però a livello
a livello tecnico penso che le due rose siano totalmente differenti, quindi penso che vincerà l'Uni Pomezia. Altra partita importante è sicuramente, perché io ripeto, è la seconda giornata, ma poi non è un campionato che ti aspetta, tanto per dircela tutta, con la massima simpatia e l'affetto, quest'anno non c'è il Grifone in un girone, non c'è l'Atletico in un altro girone, che sono tre punti per tutti. Questo è un campionato che non ti aspetta, dove andare a vincere anche sul campo dell'ultimo non sarà semplice. Ecco, mister e direttore, in una certa ottica, abbiamo prima il mister Scorsini a analizzare i problemi della Dispoli, in una certa ottica Nettuno è la peggior trasferta che poteva capitare in questo momento? In questo momento assolutamente sì. Il Nettuno sull'onda dell'anno scorso, dove ha stravinto il campionato, è ripartito alla grande, ha messo i rinforzi giusti e in questo momento è pieno di entusiasmo, e quindi affrontarlo è veramente veramente complicato. Quindi in questo momento la vedo difficile per la Dispoli, sperando che si presenti in campo con una nuova punta, anche perché la sessione calciomercato chiude il 15 settembre, quindi la Dispoli ha ancora una decina di giorni per rinforzare l'attacco. Il big match indubbiamente, mister Scorsini, V3 Maccarese Civitavecchia, che già può dire molto. Che partita, tra l'altro si giocherà, pensa, da Ciglia, su un campo piccolo, quindi il Civitavecchia è già abituato a giocare al Tamagnini su un campo piccolo. Nessuna scusante per entrambi, sarà una grandissima partita ricca di gol. Questa è una partita ricca di gol, dove penso che chi sarà allo stadio si divertirà nella maniera più assoluta. Diciamo che la V3 è chiaro che è obbligata a cancellare subito lo scivolone di partenza, ci può stare, e condivido quello che ha detto il direttore. Lo dicevo ad alcuni amici alcune settimane fa, quando è uscito il calendario, questa partenza della V3 mi preoccupava, proprio perché è fisiologico. Quando si fa un qualcosa di stratosferico come hanno fatto loro, e quando si arriva fino all'ultimo secondo e all'ultimo gradino della Serie D e senza perdere non si va in Serie D, è chiaro che ti fai tutta l'estate, tutto il mercato e tutto l'inizio del campionato con quel gradino. Noi eravamo quasi in Serie D, non riesci, nemmeno un tecnico bravo e nemmeno un presidente presente come Persi sono riusciti a far partire l'approccio al campionato giusto per questa squadra. Ma è forte e sicuramente domenica creerà grandi grattacapi al Civitavecchia, però penso un X. Magari un bel 3-3? Ma forse anche 4-4, qui lì ci sono grandi bomber, grandi giocatori da tutte e due le parti, quindi sarà, ripeto, chi avrà la fortuna di vedere la partita si divertirà. Peraltro io vi invito a guardare il calendario della V3 Maccarese, che nelle prossime giornate affronterà subito le più forti, quindi è ovvio che poi rimanere attardati può diventare un problema. Direttore, chi l'avrebbe mai detto, ma alla fine di Cervede di Centro Sportivo Primavera, domenica potremmo avere una capolista? Assolutamente sì, due squadre costruite bene, due squadre che continuano il trend dell'anno scorso, hanno aggiunto giocatori, il Città di Cervederi davanti ha preso Toscano, che è stato uno dei bomber che ha finito la stagione con una forma splendida, mi sembra che ha dato più di 20 gol, una cosa del genere, ha subito ricominciato a segnare. Dall'altra parte, ripeto, il centro sportivo ha puntellato, il direttore Montella ha puntellato quello che gli mancava, e sarà anch'io prevedo un pareggio, prevedo un bello scontro a Cervederi di domenica. Io ho seduto accanto a destra e a sinistra gente che fa melina 3-3, 4-4, qui un pareggio. Auguriamo belle partite. Per chiudere con i pronostici, io ci vorrei tornare sopra, mister, perché poi l'Aurelia Antica è una realtà che lei conosce a fondo. Qualcuno aveva detto hanno smantellato, non c'è più l'allenatore, hanno smontato tutto, faranno una brutta fine, sono andati a vincere a Sezza, che è una trasferta, ripeto, non è proprio come andare a Prima Valle da Via Aurelia, e domenica ospita la Boreale, che è un brutto cliente. Un brutto cliente perché Granieri è un bravissimo allenatore,
perché conosce bene la categoria, perché sono due anni che lavora nella stessa squadra, la Boreale, e io penso che per giudicare il lavoro di un tecnico servono degli anni. Non si può lavorare a mesi, non si può lavorare ad anni, anno dopo anno, saltare come da palo in frasca da tutte le parti. Quindi io penso che la Boreale ha dato fiducia a un tecnico bravo, preparato, e l'allenatore sta dando i suoi frutti. Quindi non sarà una partita facile. L'Aurelia Antica è ben guidata da un mio grande amico, da mister Mastrodonato, che l'anno scorso si è fatto 6 mesi di Serie D a Ostia, quindi aveva fatto bene anni fa nelle file dell'Astrea. È un allenatore preparato, è un ottimo conoscitore di questo girone. Fazzini, che fa da direttore, ma è un grosso conoscitore di questi campionati. Io penso che hanno due volpi lì sedute, e l'Aurelia Antica è partita col piede giusto, però prevedo una partita molto equilibrata e potrebbe uscire X. Allora, siamo nel finale, una domanda al direttore, che poi l'ho già rivolta la settimana scorsa al direttore da Ponte del Civitavecchia, perché è un tema importante che poi ci sollevano spesso anche i nostri telespettatori. Allora, in molti si sono chiesti perché non trovano una panchina allenatori che hanno fatto qualcosa di importante, perché Stefano Scaricamazza del Pomezia ha vinto un campionato, Massimo Castagnieri del Civitavecchia ha vinto una coppa, mister Scorsini, ecco, siamo arrivati a metà agosto e poi ha fatto la scelta migliore, ma comunque è stato un periodo travagliato, scelta migliore peraltro fuori regione, in Abruzzo, in una piazza nobile come Avezzano. Allora, direttore, per la sua esperienza, perché chi vince resta a spasso in questo mondo dei dilettanti? Allora, qui ci sarebbe da aprire dei dibattiti, dei dibattiti immensi. Posso dire una cosa: sicuramente quest'anno ho notato che tantissime squadre, e forse penso una delle prime volte, tantissime squadre hanno mantenuto l'allenatore dell'anno scorso, tantissime squadre che si sono comunque, che hanno, diciamo, il campionato di metà, quello che hanno lottato per salvarsi, e poi hanno mantenuto gli allenatori dell'anno scorso, forse perché cercare quello che abbiamo fatto un po' noi, no? C'è un'identità, il tuo allenatore ti ha trasmesso un'identità, tu lo continui a confermare per continuare quell'identità, per non ripartire un'altra volta da zero. Questo quest'anno è successo su tante squadre. Ecco, parlavate della Boreale, è successo questo, lo stanno facendo tante squadre, Cervedere, tantissime squadre l'hanno fatto questo. Quindi allenatori che l'anno scorso hanno fatto bene sono stati confermati. Certo che poi invece è stato cambiato chi ha vinto. La cosa un po' strana è che chi ha vinto invece poi ha voluto, o forse perché non so, cambia il campionato, cambiano le competenze, i direttori pensano che forse servono altri tipi di allenatori, altri tipi di giocatori, non lo so, questo non lo so, se un giorno arriverò in Serie D poi te lo dirò. Una domanda cattiva, però la faccio dopo. Gianni, volevo andare in soccorso al direttore e risponderti che basta guardare le tre vincenti, no? Le tre società, Pomezia, Lupa Frascati e Tivoli. I tre allenatori che hanno portato le tre società in Serie D sono stati tutti non confermati, no? Però io dico una cosa, che chi ha forza economica, chi investe, chi mette dei soldi, chi ha possibilità di fare un mercato particolare, spesso opta per fare questi cambi. Chi invece ha una solidità significa un gruppo. Chi ha idee, chi ha conoscenze, chi ha stima di lavorare, direttore, allenatore, presidente, cioè si formano dei gruppi solidi, e questo è importante nel calcio, lavora dando continuità agli allenatori. Io penso che Marco Russo è fortunato perché lavora a stretto contatto da anni col direttore Michesi, è una coppia affiatata, e loro stanno portando il loro credo dovunque vadano. Cioè l'allenatore, il cane sciolto è in difficoltà e quindi va sul mercato, e a quel punto è chiaro che siamo tanti allenatori in giro, tanti allenatori bravi, e le panchine sono sempre di meno. Peraltro la regia mi dice che il mister Russo comincia a essere preoccupato, mister del Certosa, perché
se il Certosa, glielo auguriamo, dovesse essere promosso in Serie D, visto quello che è successo a Pomezia e da qualche altra parte, lo manderebbe via. Rischia molto. No, però è verissimo quello che ha detto il mister, nel senso che ci sono l'instant team, no? E chi arriva deve vincere, è costretto a vincere, e ha la spada di Damocle dietro la testa, e di conseguenza sceglie tutto, si parte come dicevo prima dall'allenatore e tutta la squadra. Chi ha, come noi, come tanti altri in eccellenza, ha un discorso diverso, una solidità, bravissimo, che fa della programmazione. Non abbiamo un budget per dire spendo mezzo milione di euro e devo vincere il campionato, no, ne spendo molti di meno, ma cerco di essere regolare, di essere serio, di non dire cavolate, di ormai penso di avere una credibilità in questo mondo. La gente sa che se viene al Certosa, se va alla Boreale, se va in società serie, i rimborsi sono quelli, sono pochi ma sono sempre, sono sicuri, e di conseguenza la gente viene a giocare da noi. Noi da questa stagione inauguriamo anche un'altra rubrica che è la domanda cattiva, anche perché poi alla fine non siamo mai stati buoni, siamo sempre stati onesti, corretti e leali. La domanda cattiva è questa, è molto diretta e resta sulla scia dell'argomento panchine. Lei ci conosce, direttore, l'anno scorso ci sono fatti tanti amici, anche qualche nemico, perché non abbiamo mai fatto, rubo una frase storica del mister, non abbiamo mai fatto 0-0, noi l'abbiamo litigato anche col comitato regionale, che è tutto dire, quindi sinceramente non glielo auguriamo a nessuno, però poi alla fine il calcio è questo. Mio direttore, 3, 4, 5 giornate, secondo lei quando salta la prima panchina in eccellenza? Sicuramente, ecco, le squadre che dicevamo prima, specialmente parlavamo di girone B, no? Dove ci sono tante piazze così che hanno investito, è normale se alla terza, alla quarta, alla quinta giornata i risultati non si vedono. Purtroppo sapete benissimo che il primo a saltare è l'allenatore, quindi ancora il mercato è aperto, immagino che almeno fino al 15 chi deve interverrà sul mercato, ma subito dopo, se le prime 2, 3, 4 partite non corrispondono a quello che la società, la mira, quello che cosa si aspetta dal campionato, sicuramente inizieranno a saltare le prime panchine. Noi non lo auguriamo a nessuno, ovviamente. Il direttore parlava di instant team, squadre che devono vincere subito. Sinceramente, ecco, ad esempio nel girone A, mister Scorsini, forse solo l'Uni Pomezia ha fatto l'instant team, spendo tanto per vincere subito. Sì, l'Uni Pomezia è quella che in questo girone ha investito tantissimo, mi piace perché non si nascondono, non si possono nascondere, perché per gli investimenti, per la qualità dello staff e dei calciatori è normale che hanno un obiettivo dichiarato. Ma anche il Civitavecchia ha investito quest'anno molto, attenzione, quindi io penso che il Civitavecchia ha speso molto più, ha investito molto più degli altri anni, ha preso anche un tecnico di fuori regione con uno staff di fuori regione, quindi quando si prende un certo tipo di qualità, si fanno delle scelte, perché si investe tanto. Non penso hanno investito tanto quanto l'Uni Pomezia, ma sono queste le due squadre che hanno investito molto. Poi per organizzazione, per costruzione e per campionato svolto c'è la V3 Maccarese, perché la V3 ha confermato quasi tutti i calciatori dello scorso anno e ha rinforzato ogni reparto, quindi è ancora più completa. Però rifare un campionato simile a quello dello scorso anno non è semplice. Tra qualche giorno, anche se forse qualcuno a Roma se l'è dimenticato, inizia anche la Coppa Italia di eccellenza, che tutti la sottovalutano, ma io vi ricordo la Coppa Italia di eccellenza, oltre ad essere un trofeo, permette poi di poter ambire addirittura al passaggio di categoria andando alla fase nazionale. In questa ottica di qualche deluso, qualche mugugno, qualcuno che pensava si era fatto un film nella propria testa, secondo lei, direttore, già qualche eliminazione clamorosa in Coppa Italia potrebbe far creare scossoni? Come ti dicevo prima, non lo so, visto che mi sembra che ci sono questo mercoledì, no? Le prime partite, non penso che ancora, già dici, due risultati negativi di attaccati fanno saltare qualcosa, penso ancora di no. Se hai programmato, se hai fatto comunque, credi in un allenatore, non penso che siano i primi due risultati già a farlo fuori. Ripeto, ancora il mercato è aperto e quindi qualcosa possono anche intervenire, può venire a soccorso il mercato.
sicuramente però uscire dalla Coppa fa male, quindi se qualcuna esce sicuramente delle ripercussioni ci possono essere. Peraltro poi se la Lega adotta il sistema tradizionale del primo turno di Coppa Italia, quello della distanza chilometrica, speriamo almeno che se lo ricordi per la Coppa, sarebbero tutte partite ravvicinate. Ad esempio l'Unipomezia potrebbe rincontrare l'Indomita, la Dispoli Cerveteri Uccide Vecchia o Cimini probabilmente si affronteranno tra loro. Insomma, ecco direttore, anche un derby ha un suo peso adesso. Ah sì, assolutamente, anche se le partite di Coppa, poi noi chi già faceva l'eccellenza le partite di Coppa ce l'avrà a ottobre, capito? Quindi in questo momento saranno la partita di Coppa di questa settimana, le fanno chi è salito dalla promozione, sono i preliminari, quindi chi è salito dalla promozione, e di conseguenza questi scontri poi ne parleremo più là, ne parleremo verso ottobre, quando inizieremo effettivamente a vedere quali saranno i sorteggi con le castagne, insomma. Mister Scostini, ci chiedono: l'eccellenza laziale che lei conosce come le sue tasche, proiettandola a livello nazionale, che posto occupa nella graduatoria come qualità, come tasso tecnico? Io penso che le 3-4 regioni più forti d'Italia sono la Puglia, sono la Campania, il Lazio e probabilmente anche la Toscana ha delle squadre molto forti. Queste sono le regioni dove secondo me l'eccellenza è l'Abruzzo. Però l'Abruzzo parliamo di 4-5 realtà che stanno dentro in questo momento, perché c'è l'Aquila, c'è il Giulianova, ci sono squadre, c'è il Lanciano, l'anno scorso c'era l'Avezzano, alcuni anni fa c'era il Pineto, cioè sono realtà importanti di questo calcio, no? Quindi io dico che il Lazio è una delle migliori regioni a livello di forza, basta guardare i playoff l'anno scorso, i playoff nazionali. La V3 è arrivata fino alla fine, il Pomezia è arrivato in Serie D vincendo i playoff. Quindi il Lazio come cultura, come società, come tradizioni è una delle migliori realtà d'Italia. A conferma di questo la Coppa Italia Nazionale l'ha vinta il Barletta. Beh, lì è arrivato un mostro sacro di questo calcio, tra l'altro a Barletta ho tanti amici, avevano speso oltre 1,5 milioni di euro per vincere l'eccellenza, non hanno vinto l'eccellenza, hanno distrutto l'eccellenza e hanno vinto la Coppa Italia, però sono ripartiti in Serie D e hanno subito perso con quella squadra. L'Avezzano lo scorso anno ha distrutto il campionato di eccellenza. Io ho molti problemi, abbiamo perso subito domenica, perché la Serie D è un altro paio di maniche, ha un'altra qualità, ha un'altra velocità, ha altri calciatori, e non basta avere calciatori di eccellenza bravi per fare questa categoria, serve tanto tanto di più. E in questa ottica complimenti al Pomezia del presidente Bizzaglia, che ha esordito con una vittoria in Serie D, quindi Pomezia poi comunque ha costruito una squadra con 5-6 inserimenti. Per chiudere, torno un attimo sull'Avezzano, perché ormai gli spettatori sono lì, che ormai abbiamo scatenati. La curiosità era: qual è il progetto tecnico dell'Avezzano a lunga scadenza? Allora, io sono arrivato da pochi giorni e ho ereditato un gruppo totalmente lo stesso gruppo che l'anno scorso ha vinto l'eccellenza. Sono partiti inizialmente con un progetto tecnico con una salvezza per provare quest'anno a salvare il titolo di Serie D. È chiaro che il presidente è un presidente ambizioso, è un presidente competente, è un presidente che ci mette, che investe tanto di suo, vorrebbe fare qualcosina di più. Io dico che questo girone è come andare all'inferno, e secondo me quest'anno, per fare un campionato sereno, bisognerà lottare tanto, cambiare subito pelle, cambiare subito testa e soprattutto apportare delle migliorie, non perché questo gruppo non ha valori, ma perché, ripeto, la Serie D è un altro tipo di campionato.
prima di aver risposto poi al mio omonimo che ha posto la domanda al mister Scorsini, per chiudere, direttore, chi vince il girone A? Unipomezia. E a questo punto chi vince il girone B? Il Sora. Io mi associo, vado stranamente d'accordo con loro, perché sono convinto, lo sto dicendo, datemi atto che da luglio che dico che l'Unipomezia vincerà il girone, dico anche altre cose, e che il Sora probabilmente vincerà il girone B. Ah, io ringrazio veramente il nostro amico direttore sportivo del Certosa Paolo Michesi, e ringrazio anche il mister Marco Russo che è sempre più preoccupato, che non vuole più vincere il campionato. E direttore, noi quest'anno andremo, ripeto, andremo avanti per quasi 40 puntate, poi avremo modo anche di richiamarla per commentare magari qualcosa di bello, perché poi insomma riteniamo la società Certosa Calcio, la riteniamo amica. Speriamo, speriamo, io verrò sicuramente, mi fa tanto piacere essere tra amici, e quindi quando mi chiamate io vengo. Io peraltro colgo l'occasione, lo dico sempre, è meraviglioso quello che abbiamo alle spalle, noi parliamo di calcio in questo splendido posto, questo caffè libreria che è il rifugio bar degli Elfi di Cerveteri. Ringrazio per la titolare Barbara che ci ospita sempre volentieri. Guardate che bello scenario. Noi quando abbiamo deciso lo scorso anno insieme al mister Scorsini di trasformare in itinerante questo programma sportivo, non pensavamo di essere in un posto così bello, ne abbiamo trovati tanti e tanti altri ne troveremo durante l'arco di questa stagione. Che dire mister, ci vediamo, immagino, spero, la prossima settimana, tante partite da commentare e poi magari anche un bel risultato dell'Avezzano. Guarda Gianni, io è chiaro che sono da pochi giorni l'allenatore dell'Avezzano, è chiaro che l'impegno preso con te, con la direttrice, è un impegno importante. È chiaro che adesso che sono andato fuori regione io sono sempre molto corretto, chiederò alla società la disponibilità di questo impegno, anche se poi capita sempre nel giorno libero. Spero di essere presente, spero sempre di poter dare il mio contributo sotto l'aspetto di migliorie. Per adesso mi faccio un grande in bocca al lupo personale, perché mi aspetta un duro lavoro Gianni. Forse ho negli anni fatto dei lavori particolari, mi ricordo quello miracoloso a Civitavecchia quando presi una squadra ultima in classifica e ci salvammo all'ultima giornata. È chiaro che qua c'ho tutto un campionato, però le difficoltà sono tante sotto il profilo di organizzazione, di miglioria, quindi ci sarà tanto da lavorare. Da domani ritornerò ad Avezzano, tra l'altro una cittadina magnifica, bellissima, dove la scorsa settimana sono stato in compagnia della mia famiglia e siamo stati accolti in maniera bellissima, quindi mi trovo veramente bene. Adesso da domani si torna a lavorare, speriamo domenica di poter portare a casa punti pesanti, perché abbiamo la prima nostra partita in casa, si riapre lo stadio De Marzi, meraviglioso, che il presidente lo ha messo, lo ha fatto un gioiello veramente bianco-verde, e spero che davanti ai nostri tifosi, anche se abbiamo tante difficoltà, possiamo portare a casa la prima vittoria. Grande in bocca al lupo all'Avezzano, in bocca al lupo al Certosa. Noi ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 16.30, eravate veramente tanti, me lo stava dicendo la nostra fantastica regista Felicia Caggianelli, che eravate veramente tanti, e che dire, torniamo la settimana prossima e vi racconteremo cosa è successo nel campionato di eccellenza, dove ne vedremo delle belle. Grazie direttore, grazie Marco. Grazie, un saluto al direttore e a tutti i nostri ascoltatori.